Questo è giovedì. Circa 14 tonnellate di prodotti ittici, sia freschi che congelati, in cattivo stato di conservazione. Questo è, si chiama giovedì 7 novembre del 2024, nel corso di un'operazione di controllo condotta in diverse località della regione. Sotto chiave sono finite prevalentemente cozze, vongole ed altri frutti di mare, il cui consumo registra proprio nel corso delle festività natalizie un sensibile aumento. Gli uomini della Guardia Costiera hanno anche denunciato 32 persone. In penisola sorrentina sono stati sequestrati 300 kg di datteri di mare, la cui pesca è vietata. Infine a Napoli è stata posta sotto sequestro una struttura adibita a deposito di prodotti ittici. Eccolo qui. I finanzieri gli hanno imposto l'alt, ma lui ha continuato la corsa lungo le strade del centro di Napoli. Dal finestrino dell'auto ha lanciato una pistola, però più avanti è stato raggiunto ed arrestato. In manette è così finito un uomo di 47 anni, ritenuto esponente del gruppo camorristico della Vanella Grassi, attivo alla periferia di Napoli. L'uomo è stato notato dai militari in piazza Bovio. I finanzieri gli hanno intimato l'alt, ma lui alla guida di un'utilità ha proseguito lungo via San Felice. I militari hanno anche recuperato l'arma e una pistola calibro 9 con matricola a brasa. Adesso le indagini sulla morte dell'ingegnere napoletano Vittorio Materazzo, ucciso il 28 novembre scorso nel quartiere Chiaia, sono ormai al rush finale. La vedova Elena Grande è stata a lungo interrogata dai magistrati che indagano sul delitto. Da almeno 10 giorni l'unico indagato, Luca Materazzo, fratello minore dell'ingegnere, non si fa vedere in giro. Sembra che abbia scelto di allontanarsi dall'abitazione di famiglia e di trasferirsi temporaneamente a Capri, ospite dell'ex fidanzata, in attesa degli esiti delle indagini. Due giorni fa, intanto, la polizia adesso è giovedì 7 novembre e la vivo dimenticato. È risultato chiaro che ora è nelle mani degli inquirenti. C'è scritto novembre. Le conseguenze in un'attesa che va avanti da 23 giorni e che cristallizza una storia napoletana difficile da decifrare del tutto, con un assassino ancora libero, una vedova impaurita e un nucleo familiare che chiede chiarezza. Pace fatta tra il sindaco di Napoli e il presidente del Calcio Napoli. A gennaio la firma della convenzione è piena condivisione sul progetto di restyling dello stadio San Paolo. Il risultato del vertice di ieri tra Comune e Calcio Napoli segna un nuovo punto di partenza nei rapporti tra l'ente e la società. I rappresentanti del Comune hanno illustrato al presidente Aurelio De Laurentiis i dettagli con carte e planimetrie dei lavori di ristrutturazione che terminerà tra due anni. Un nuovo giovedì 7 novembre. Un'opera da 25 milioni di euro grazie al mutuo erogato dal credito sportivo. 1.400.000 euro sono stati apposti nel bilancio di quest'anno. Gli altri fondi verranno previsti nel documento contabile del 2017. Amici, trasmetto per giovedì 7 novembre 2024. Adesso stacco.